Bella a tutti i picciotti, sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo video del gioco di carte di Pokémon sul computer, quello online. Per chi si stesse già chiedendo, Stulo, fai video solo perché fa di moda Pokémon, li fai solo per quello? Certo, li faccio solo perché è di moda, non perché io da quando ho 5 anni che colleziono carte di Pokémon, che tra l'altro se volete vedere un video sulle mie carte di Pokémon, fatemelo sapere che mi organizzo per farlo. Ovviamente non c'ho solo quel raccoglitore, ne ho altri 3 di là, in più c'ho 2 mazzi di carte di Pokémon fatti da me, realizzati da me, funzionanti e abbastanza con le vecchie regole, vecchie strategie, però lasciamo perdere, direi di non perderci in chiacchiere e andare subito con il video. Benvenuti in gioco. Allora, direi senza perdere tempo di andare su sfida allenatore. Collezione non ho niente di che, è veramente pochissimo che gioco. Infatti come potete vedere non ho fatto neanche troppe partite. Come mazzo uso questo qua, potenza mentale, quello con Gallade base che ti danno all'inizio del gioco praticamente. Però direi di non perdere tempo e di andare subito con la prima partita di oggi, sperando di riuscire a vincerla, perché mi scoccerebbe perdere la prima partita che porto sul mio canale di questo gioco, sul mio canale. Oh, ho trovato un avversario. Lui è in vantaggio, c'è il mazzo di elettro. Ok, decide chi lancia la moneta. Decidilo te, vai tranquillo, fai te. Basta che hai vinto il lancio di moneta. Oh mio Dio, non ci credo, ho vinto un lancio della moneta. Non mi sembra vero, ragazzi. Cioè, no, veramente. Allora, voi magari ci scherzate su. Chi vuole iniziare per primo tu? No. Allora, voi magari ci direte, ma io davvero lancio della moneta, sono sfigato. Direi di mettere, lui lo posso mettere, zio, però, facciamo le cose fatte. Un momento, il tuo avversario sta scegliendo il suo Pokémon attivo. Direi mettere Utut, Wubat. No, direi mettere solamente questi due, Wubat. Per adesso ce lo teniamo in mano un Wubat, che sinceramente non ne trovo l'utilità. Lui mette un Pokémon in panchina, ci prendiamo le nostre 6 carte premio, cioè il Trick, che abilità c'ha? Ok, assegna l'energia, però non può attaccare. Mentre io adesso posso attaccare. Non perdiamo tempo, battuta. E boom, meno 10 di danno, arriva a 50 di vita. Vabbè, non le abbiamo tolto tanto, ma... Ehi, è appena iniziata la partita. Lo fa già evolvere. Mi attacca e scambia un Pokémon, mettendo un Farfetch'd. Con costo di ritirata 1. Attenzione. Uso la pozione sul mio Pokémon attivo, almeno si recupera. Quanto fa recuperare la pozione? 30, perfetto. Battuta nuovamente. Tolgo ancora 10 al suo Farfetch'd che segnando l'energia può farmi lacerazione e togliermi 30. Fa evolvere, diventa Raichu. Merda, ma che mazzo ha questo? Cioè, le carte perfette gli capitano. A me è capitato un carte di merda. Mi è capitato ancora un Ralts. Non è che chiedo, un Ralts. Ok, e gli tolgo 50. Lui ovviamente quello non gli muore, gli rimane con 10 di vita. Quindi adesso potrebbe togliermi ancora 30, metto un altro Farfetch'd, mi toglie ancora 30. Io però ho l'infermiera Joy. Ma prima gioco la Mega Ball. È Miltank, per forza Miltank, anche se fa cagare. Cioè fa cagare, è forte, però in questo momento mi fa abbastanza cagare come carta, è inutile. Mettiamo Miltank in panchina, infermiera. Seleziona il Pokémon da curare, è Golett, l'unico che sta facendo un po' qualcosa. Andiamo di Mega Pugno. Lui è arrabbiato perché abbiamo ucciso un Farfetch, ma sa che è in vantaggio. Dai, una carta utile. Un Wubat, perché? Carte di merda. Perché queste carte? Lui gioca un altro Farfetch. Attenzione, non ha energie in mano però. Non ha energie. Hai vinto! Si è reso! Sì! Grande vittoria! Un pacchetto, voglio un pacchetto che facciamo lo sboosting in live. Ne vinco qua 60 o 50? 50 se non sbaglio sono. 50. Arriviamo a 119. Facciamoci un'altra partita. Qua ovviamente 80 perché lui l'aveva dato in vantaggio rispetto a me. Facciamoci un'altra partita. Sperando che vada bene. Ha il nostro stesso mazzo. Qua vediamo veramente che è capace a giocare. Decide, io scelgo testa. Mi sento fortunato testa. Mi dice croce, ma cosa avevo detto che gli sono spiegato con i lanci delle monete, però vabbè. Allora, non demordiamo, allora, è il mio turno, ok. Carte buone in prima mano, buono sta combo, buona l'evoluzione. Allora, metterei comunque qua un Ralts. Parto con Ralts in quella posizione
perché c'è già Kirlia in mano sostanzialmente. E avendo Kirlia posso usare doppia sberla se ovviamente riesco ad avere un'energia, perché se le cose si mettono così io di energie non ne vedo fino al 2000 e mai. Le carte premio, lui parte con un... Ok. Allora guarda le prime carte del tuo mazzo e ci prendiamo un Pokémon. Chi è che prendiamo? Prendiamo Kirlia. Molto più utile. Ok, non posso farle evolvere, però posso mettere un Ralts in panchina, che è utile per potenziarsi il Ralts invece che quello attivo, quello in panchina, per tentare una mossa strana. Lui usa Mega Ball, pure lui, giustamente la Mega Ball è fortissima. Pesca Kirlia, sta facendo le stesse mosse. Lettera del prof, lui le energie ce le ha però facendo così. E non penso che l'assegna Schitti. Invece l'assegna Schitti. Ah, beh, è vero, sì. Toglie 10 Schitti. Mi toglie 10 e io con Ralts non tolgo niente. Non mi capita le energie. Senza energie qua non si va da nessuna parte. Evolvo Ralts in panchina, evolvo lo Schitti nella mia panchina e passo il turno. Finché non capita le energie non posso fare niente io. Lui c'ha Kirlia in mano e lo fa evolvere, esatto. E assegna un'energia dato che ne ha ancora una di sicuro. Anzi, fa evolvere quello, quella è la sua abilità da evoluto. Ok, bruciapelo. Ah, decide di togliermi croce. Due Pokémon base, Miltank e Frufru. Miltank e Frufru, ma io continuo a non avere energie. Uso la pozione su di lui. E in più lo faccio evolvere per poter almeno avere più punti salute nel frattempo che aspetto le energie. Se non mi capitano le energie, oh, avete visto? Mano 3, turno 3, non meno penso, zero energie. Bruciapelo, mi toglie 30 ed esce testa. Perfetto, mi ha paralizzato. Merda, non si può, non si può che non mi capitano energie però. È ovvio che me lo uccida adesso, se non mi capitano ancora energie però è quitto la partita perché senza energie è inutile continuare a giocare. E io chi mando adesso? Miltank perché ha più vita. Mando lui. Tierno, dai fammi pescare energie Tierno. Buongiorno. Adesso i modi di giocare possono essere un po'. Mi potenzio il Frufru, quello lo lascio al macello, per forza. Non c'è alternative per poter portare a casa sta partita. Perdo un altro, è vero, lui si sta potenziando proprio in modo indecente su Kirlia. Bruciapelo e mi paralizzo ovviamente, ma neanche a dirlo. Dai, fammi uscire testa, ma lancio una moneta favorevole, ma dai, non ci credo, non ci credo. Poi uno non deve lamentarsi, non deve bestemmiare, ma è ovvio che poi uno... Cioè, com'è possibile una cosa del genere? 30 e ovviamente... Ehi, strano. Strano, non posso fare niente. Turno del mio avversario, c'è cioè, il frufru, gli eventi in più, c'è cioè, la possibilità che paralizzi, speriamo. Lui c'ha Kirlia, non potenziato, ancora di più croce. Poi a me uscirà sempre croce. Lo sapete già che mi uscirà sempre croce, vero? Ne siete consapevoli. Attacchiamo. Croce, se esce testa, eccola, lo sapevo. Quando mai io c'ho culo delle monete? Perché 4 energie ha dato questo? Per pescare. 20 mi toglie. Questa mossa non me l'aspettavo, se devo essere sincero, eh. Dai, ti prego. Ok, è vero che... Merda, croce, ma che palma, non ci credo, ma veramente? Veramente sono così sfigato? Mi sono capitate due energie in 8 mani, contando le carte iniziali. Un lancio della moneta a favore non c'è stato. Lui si pesca 4 carte, giustamente, perché avrei fatto anch'io una cosa del genere. Wubat, almeno lo posso far evolvere in Zubat il turno dopo. Non mi sembra vero. Oddio, ovviamente lui ci avrà Gallade sicuro, scontato, proprio... Eccolo lì, ma che non lo sapevo. Non lo sapevo che ce l'avevi. Mi toglie 80 e mi uccide Frufru. Mi uccide Frufru e io mi quitto. Sì, magari prima di domani, eh. È ovvio che quitto io adesso.
Come posso pensare di poterla vincere una partita quando non c'ho neanche. Non ho energie, non mi sono capitate energie. Zero energie, davvero? Vabbè, dai, su, vai avanti veloce, dai, vai. Veloce, altra partita, non perdiamo tempo perché è veramente una cosa così scandalosa. Lui c'è ancora il mazzo, questo qua dice che sono io in vantaggio il gioco, ma non è vero che lo sono, perché se mi capitano partite come quell'altra è assurdo. Croce uscire a testa. Non ci credo. Non ci credo. Vabbè, avrò carte di merda in mano. Adesso capita Gallade. Prima tre Ralts, due Kirlia, così. In panchina metterò Golett. Non metto neanche Utut, ma metto solamente Golett perché. Perché sì. Golett in panchina. Finisco così il mio turno. Le carte di lì, carte premio. Lui Ralts. Attenzione, Ralts può subire già parecchi danni. Assegno energia Ralts. Che non può attaccare un personaggio della moneta, però attenzione, eh. Attenzione, pattini, dai, pattini, testa, 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 ma non ho più crema perché? Tanto qua mi escono i capelli ribelli. Allora, Avubat l'energia. Doppio, dai, ti prego, testa. Non ci credo, non ci posso credere. Guarda che capelli orrendi che ho. Ok, aspetta che rimetto il cappello, almeno non si vedono. Hai vinto? Oh, mi sembra 25 monete. Qua, ok. 90, direi di puntare a questi. Ma un'altra partita però durerebbe troppo. Quindi dico che per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Lasciate like se il video vi è piaciuto. Commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo in un prossimo video.